Amici tutti, iscritti e non, bentornati ad un nuovo appuntamento, il secondo fra l'altro, non è che... di gameplay male, ma male! L'unico format in cui c'è qualcuno che non sa fare niente e se ne vanta. Oddio, l'unico proprio no. Allora io sono onesto, io non amo i videogiochi, non mi piace, ho altre passioni. Però lo faccio per voi e lo faccio per racimolare qualche iscritto in più. Ciampolillo! Ciampolillo! Oggi giocherò ad Animal Crossing. Che agli youtuber gli vengono bene ste cose quando devo fare con la mano così. Non troppo grandi, tipo questo. Eccolo qua. Così. Eccolo qua. Un gioco di cui veramente disconosco l'origine, il fine. Lo apro per la prima volta con voi. Di che parlerà Animal Crossing? Cioè, fare i cross con gli animali? Io amo gli animali. Li amo gli animali a patto che stiano a casa di altri. Una volta sono tornato a casa con un cane, ma perché avevo bevuto tanto, guidava lui. Era un cane guida. Battute a parte, cominciamo subito. Animal Crossing. Buongiorno. Siamo veramente felici di averti qui in visita, mi dicono questi due procioni. Procioni si può dire, no? Non lo so, cosa sono? Diversamente lontre? Sono procioni, non è volgare. Ecco qua, allora, vediamo. Ti diamo il benvenuto. Grazie. Ah, che bella voce gradevole che hanno. Ah, io sono Mirko della Nook Inch. Ah, beh, io sono Marco. Mirko e Marco. Mirko e Marco, carini. E poi, noi viviamo a Isola Nook. Emmena. Ah, no, devo mettere il nome. Bene, come mi piace a me scrivere con i nunchuck qui. Castoro. Allora, il mio nome, credo di saperlo. E fin qua sono bravo, cioè, già che so il mio nome. Compleanno, vogliono sapere anche il giorno del compleanno. Magari mi fanno il regalo, no? Non lo so, mamma mia però. Dai, su. Ci vuole lo speed anche per giocare ad Animal Crossing. Confermi la data. Ok. Ah, ecco, stanno prendendo nota i due procioni. Va bene, Vincenzo. Vediamo. Ah, mi devono fare la foto. Vabbè, adesso non è che devo farmi proprio preciso, insomma. È una bellezza difficilmente ripetibile la mia. Su. Va bene così. Dai, ragazzi, però, su. Dai, è tutto pronto. 2 ore che sto qua. Procioni. Poi uno dice che non deve chiamarmi procioni. Dai. Non lo so, devo passare anche in posta per ritirare una raccomandata? Ah, forse si inizia a giocare. Animal Crossing. Bene, dai. Grazie per aver scelto questo posto. Io non ce la faccio più. È 2 ore che leggo. Se volevo leggere, prendevo un libro. Ma fortunatamente non ne ho. Ah, eccoci, questa bella spiaggia. Siamo arrivati sulla spiaggia. E questa chi è con i capelli rosa? Ah, una mosca così, c'è. Figurati le zanzare. Dai. È un mondo magico, ci sono animali e persone su 2 zampe. Di solito gli animali sono a 4 zampe. Beh, anche le persone, si sa. Però, niente, sta facendo vedere l'album delle vacanze. Bene, dai. È un film. Attenzione, adesso attendo. Beh, ogni tanto un'attesa ci vuole, insomma. Ragazzi, gli animali hanno vita più breve degli uomini, veloci, lo dico per voi. Se intanto volete vedervi altri video del mio canale, ve li consiglio, fate pure, ci vediamo qui. No, cominciamo. Mi danno il benvenuto, i due procioni di prima. Madonna mia, fatemi fare qualcosa. Fatemi lanciare una palla, 2 bocce. Ma parlo di bocce con voi procioni poi, dai, su. Presidente, ah, sto parlando col presidente dei procioni. Sono amico del presidente. E ora occupiamoci della questione di farti avere una tenda sulla testa. È un campeggio. Ma a causa di un disguido non abbiamo fatto in tempo a trovarti un posto dove abitare. No, grazie per l'accoglienza, presidente. No, ma figurati. Va benissimo, dove l'ha messa? In tasca. Mi sono messo una tenda in tasca. Mi ha dato anche un cellulare, cos'è? Un Brondi? Anche il cellulare mi dà il benvenuto. Qua tutti danno il benvenuto, non si fa niente, ma è un benvenuto continuo. Hai già usato uno smartphone, mi chiedono. No, è la prima volta. Questo qui è un tagliere piccolino, ci faccio il battuto d'aglio. Dai, so. I Nook Phone sono più semplici da usare, mi dice il presidente. Mi ha detto che è un Brondi, quelli lì per gli anziani. Dai, su! Devo pagare già 49.800 stelline. Che non sono le sterline, ma le stelline. Ma io non ho stelline, glielo dico.
E come? Non ce la sono arrivata adesso. Posso pagare col bancomat, così c'ho il cashback. A proposito di cashback, guardate il video. Cashback! Passati 20 minuti, non è successo niente. No, ma è bello, è bello. Chi è che l'ha creato sto gioco? Lo devo chiamare, gli devo fare i complimenti. Finito! Ha finito di parlare! Non toccare il pulsante power. No, e chi lo tocca? Metti che quello là ricomincia a parlare da capo. No, no. Quando vuoi smettere di giocare, anche adesso, volendo, ma devo fare il video. Vai, vai, adesso, adesso si gioca. Adesso sento che farò cose incredibili. Che faccio? Che devo fare? Da una parte è estate, avanti è inverno. Beh che non ci sono più le mezze stagioni, ma così mi si esagera. Dodo Airlines. No, 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 là stanno i procioni. Che faccio, vado? No. Adesso ricominciano a parlare. Signor Uccello, come va? Questo è un altro che mi dà il benvenuto. Questo è un Dodo ed è l'impiegato di Dodo Airlines. Da non confondere con un altro Dodo, il cantante, Dodo Cutugno. Lasciatemi cantare. Boh, è logorroico pure lui, è logorroico. Sì, sono Vincenzo. E l'isola è piccola, ma parlate assai però. Esco via, via, via. Spesso si dice degli animali, a questo animale manca la parola. Invece questi ce l'hanno assai, eh. Io vado, buonasera. Entro in questa chiesa. Oh mio Dio, adesso mi fanno un sermone, figurati. Sì. Ah, questo è un museo, è un museo. Questo è il curatore del museo. I musei sono aperti anche su Animal Crossing. Ma posso fare qualcosa? Ma parlano tutti in questo gioco. Se volevo ascoltare qualcuno mi mettevo in fila alla posta con i pensionati che ritirano la pensione. Ah, adesso mi fa vedere i fossili. Saranno i resti dei giocatori come me che sono morti di noia. Allora, l'età di questo gioco è dai 6 anni in su, nel senso proprio di durata. Dura 6 anni. No ragazzi, io credo di non farcela, è peggio di Minecraft. Mi sfugge il motivo per cui si giochi. Ecco, ecco, sono tornato a camminare, mi si sono addormentate le gambe in questo gioco. Voglio andare via, voglio farmi un solitario. Con le carte. È bellissimo questo gioco. Ma cosa mi sono perso in tutti questi anni che non ho giocato ad Animal Crossing? Ma niente! Citofono, vado. Eccomi qua. È arrivato il corriere Amazon con il mio pacco che ho ordinato, una roba indispensabile per me. Io volevo fare il mio primo unpackaging, sono anche un po' emozionato, una roba improvvisata, con buona pace di Animal Crossing, insomma. Stavo divertendo, però adesso voglio fare con voi, lo apro subito. Io metterò il link per l'acquisto qui, se volete. Trovo benissimo, sono indispensabili. Io non so come faccia la gente senza, infatti quando qualcuno non ce l'ha, insomma, tutti quanti, ma come non ce l'hai, che... Le mascherine, basta, non è che... Continuiamo a giocare ad Animal Crossing per gli ultimi 2 minuti, perché poi basta, non è che... Come faccio a chiedere il rimborso di questo tempo che sto sprecando della mia vita? C'è qualcuno? Oh, non c'è nessuno in questo museo. Ma non è che nel DPCM di Animal Crossing qui i musei non erano aperti e io mi sono intrufolato? Adesso mi fanno pure la multa. Poi senza mascherine. Ecco. Non svegliamo il gufo che dorme, come dice il famoso proverbio. Ma sicuro che è finito sto gioco? Non è che mancava qualcosa, dici che devi mettere questo e poi inizi a giocare. No, è proprio così, è proprio così. Ecco, guardate, guardate quante palle. Ecco, io vorrei buttarmi nel mare perché l'istinto suicida c'è, però è programmato per non suicidarsi. Peccato, peccato, perché sono cadute due palle. Ecco, c'è dell'erba, c'è dell'erbaccia. Beh, ma magari aiuta quest'erba, non lo so. Tenda, metto la tenda qui. Costruisco qui, sì, voglio fare qualcosa. Che faccio, pianto la... Sì, ho deciso, voglio mettermi là. Chiamassero i vigili. Bene, ho piantato la tenda e la pianto anche qui con questo gameplay di Animal Crossing. Mi raccomando, consigliatissimo per tutti quelli che vogliono perdere del tempo. Ci vediamo al prossimo gameplay male. Ma male! Ma come cazzo? Ma cos'è? Una noia! Ma che meraviglia, sono più divertenti le mascherine. E sono belle, vedete lì. Chiamano Padre Bio e soprattutto Cuberetta. Salgo, Cooker Room, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta a conoscere il tuo cognato? Ma non è come pensi. Rimaniamo scovamici.